a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video sul canale. Io sono Alice, ma questa volta, prima di passare al nostro video, che avrete già letto dal titolo appunto di cosa si tratta, vorrei farvi sapere che questo video per questa volta è gentilmente sponsorizzato, quindi abbiamo la nostra prima sponsorizzazione e ringrazio un attimo in forma per questa super super opportunità. Volevo dirvi che sto testando da qualche settimana delle barrette proprio buone al cioccolato. Infatti proprio adesso mentre stavo editando mi stavo mangiando uno snack appunto di un attimo in forma, quello al cocco, che è la mia cosa preferita al mondo. Volevo appunto parlarvi di un attimo in forma. Come sapete, io ci tengo sempre a testare i prodotti di cui vi parlo. Sono barrette proteiche, quindi cosa vuol dire? Sono barrette che voi potete tranquillamente sostituire a un pasto, come può essere la colazione, il pranzo, piuttosto che uno snack tra un pasto e l'altro. E appunto, come già saprete se mi seguite anche su Instagram e su altri social, è un po' che mi sto occupando appunto un po' di più della mia forma fisica, quindi mi sono messa sotto allenamento, controllo bene cosa mangio e tutto quanto. Mi è stata data la possibilità da un attimo provare le loro barrette proteiche, che quindi appunto alterno come merenda slash snack, oppure tranquillamente al posto del pranzo se appunto mi sono allenata e ho fatto tardi o un buco nello stomaco, perché ti danno subito la sensazione di sazietà, quindi le ho provate immediatamente. Queste qui sono le barrette in questione, questa qua è la loro confezione, e ci sono in tre gusti. Quelle viola ai frutti rossi, quindi con le bacche di goji e mirtilli rossi, hanno un sacco di fibre e fonte di proteine, e qua di fianco avete la percentuale di proteine che è contenuta all'interno. Appunto queste qua sono quelle più proteiche, c'è scritto sopra, quindi se vi allenate avete bisogno appunto di colmare un po' di più il vuoto di cibo per sostituire il pasto, queste ve le straconsiglio perché vi saziano immediatamente. Mentre in questi giorni appunto col caldo tra un allenamento e l'altro la merenda, utilizzo le Energy, che sono queste due, vabbè, quella al cocco e quella che sto mangiando adesso. Cioccolato al latte con il cocco, all'interno ha 155 grammi di L-carnitina, che appunto è la proteina che vi dà più energia, e ha un sacco di magnesio, quindi fa strabene quando sudate tanto, appunto perdete più sali. E ci sono le Energy Crunchy, questa qua appunto è più croccante, all'interno ha cioccolato al latte, arachidi e caramello, quindi è molto molto particolare e strabuona, tra l'altro però è bella croccante, quindi se vi piacciono le arachidi questa è top. E all'interno lei ha ad esempio sempre il magnesio, ma la caffeina e il guaranà, quindi è un appunto multivitaminico, anche lui con l'allenamento col caldo, se siete in giro avete bisogno di uno spuntino da portarvi in borsa, top. Volevo dirvi tra l'altro che hanno dei prezzi stracompetitivi, non costano tanto, anzi sono molto molto abbordabili e io le sto adorando. Tranquillamente si possono acquistare su Amazon se voleste provarle, vi lascio qua sotto il link in descrizione, ma vi posso dire anche che se preferiste prendervele appunto nei supermercati, li trovate anche in grandi catene, per esempio il Penny Market, l'MD, Todis, il Di Più. Tipo il Todis e il Di Più sono più tipo al centro-sud, però appunto sono reperibili per tutti, quindi non lo so, se voleste provarle appunto vi lascio tutti i loro link qua sotto, appunto che è quello di Amazon, che sono più reperibili se non avete voglia di uscire con sto caldo, e fatemi sapere se le proverete, vi lascio appunto tutti i link qua sotto in descrizione e vi lascio anche al video. Ciao ciao! Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video sul canale. Io sono Alice e oggi sono qua innanzitutto per ringraziarvi dei 23.000 iscritti. Sono molto molto contenta e do il benvenuto anche a tutti voi nuovi che ancora non mi conoscete bene del tutto, però vi do il benvenuto nella nostra super famiglia. Oggi siamo qui, l'avrete già letto dal titolo come sempre, per creare il primo mio popping cooking che mi avete consigliato un sacco di volte e non penso che riuscirò a farlo, già ve lo dico. Per chi non sapesse cos'è un popping cooking è tipo un mini kit asiatico, penso sia giapponese, coreano, non lo so, è un kit asiatico appunto, sono tematici, questo qua l'ho preso su Amazon, se volete provare a farlo anche voi lo lascio sotto nell'info box. Lui l'ho preso a tema feste, tipo è a tema feste giapponesi, feste asiatiche in città, quindi ci sono tutti le loro tipologie di street food dolce e simili, e non in realtà perché ci sono anche le patatine, in versione mignon. Quindi noi andremo a creare tutti questi dolcetti seguendo le super indicazioni in asiatico. E nulla, dovrebbe essere una cosa facile e veloce da preparare, nulla di troppo difficile. Io spero vivamente sia così, perché sennò sono un danno io. Ci proveremo, proveremo a farlo insieme, quindi voglio il vostro manforte subito. Direi trasferiamoci in cucina e
cuciniamo il nostro popping cookie. Il mio solito sfondo piastrelle non è la cosa più sexy del mondo, sentirete come sempre l'eco della cucina, ma amen. Mi sono munita di forbici e andiamo ad aprire la nostra scatola per vedere effettivamente cosa ci serve. Ho visto qualche video di popping cooking in giro, quindi oh, carino, allora è tutto contenuto in una bustina. E ok, devo stare attenta come apro le cose perché come vedete qua sulla busta ci sono tutte le cosine da ritagliare, quindi devo stare molto molto... Ok, ci dice dove devo tagliare. Ok, qua seguiremo le istruzioni per aprirlo. Ho tagliato il tutto, estraiamo il nostro kit. Tra l'altro appena aperto è uscito un odore di pongo, cioè proprio di pongo, che non so, mi ha fatto venire 5 anni in un istante, mi ha fatto vivere questi 5 anni in un istante. Vedo già cose strane. Allora, estraendolo, c'è già una busta con una banana. Allora, cosa contiene il nostro kit? Le formine, quindi tutte le formine per fare gli stampini, miscelare. Ah, forse devo prendere l'acqua. Miscelare cose. Una polvere alla banana. Una polvere, forse dovrebbe essere polvere di cacao perché servirà per ricoprire la nostra banana. Stecchini. Un super cucchiaino rosa. Questa cosa che è ancora più cute. Oddio, è tipo alla consistenza del proprio del pongo. Forse questo che sta di pongo. Sarà commestibile, non lo so. Polvere di patatine fritte. Poi abbiamo la polvere per fare le pannocchie e la polvere per fare le mele caramellate. Ah, ok, penso che questa sia la cosa da mettere dentro, la mela caramellata. Boh. Ah, e poi abbiamo i coriandolini, quelli per i dolci classici. Questa è l'unica cosa di cui mi fido. Però, ah sì, considerate che alla fine andiamo anche ad assaggiarli, ovviamente, quindi incrociate le dita per me. Vado anche a ritagliare la carta seguendo le linee. Perché qua ci sono delle misure che ci serviranno. Ok, conservo questa parte dove qua ci dice come dobbiamo infilare tipo il dust e farlo di piccole misure, mentre qui appunto abbiamo la carta per fare l'involucro delle patataine. Adesso iniziamo a cercare di capire. Ah, ok, mi dice con la forbice di ritagliare i vari spazietti della nostra scatolina, quindi l'angolino e anche queste due vanno separate. Stavo leggendo le istruzioni, forse non è così difficile come sembra. Praticamente io qua, adesso vi mostro, ho ritagliato tutte le parti della nostra scatolina e l'angolo più esterno, questo qua piccolino, è come se fosse un dosatore per l'acqua. Infatti mi sono munita di acqua del rubinetto, perché non bevo quella della bottiglia. E ci dice che dobbiamo prendere due misurini d'acqua e inserirli all'interno di questo contenitorino un po' più grande, rettangolare. Quello un po' più grande? No, forse quello piccolo. Sì, quello più piccolo forse. Non so quale sia. Facciamo quello piccolo. E dobbiamo metterci dentro la polvere rossa per fare la mela caramellata. Quindi vi porto qua sotto e iniziamo. La sto usando, raga, sa di amarena, proprio lo sciroppo, quello tipo per i ghiaccioli all'amarena, e per ora ha un buon profumo, non sa di mela caramellata, ma va bene così. Pesco, per non versarmela addosso, due misurini di acqua e uno, anzi vi avvicino un po' così che possiate vedere ancora meglio il tutto. Si vede? Sì! Uno e due. Perfetto, direi che ci armiamo di cucchiaino, ci dice l'immagine, e mescoliamo. No raga, sa tantissimo 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 di sciroppo all'amarena. Non so perché pensavo sapesse, cioè avrebbe avuto il sapore della mela, essendo una mela caramellata teoricamente, ma magari mi sbaglio io. Adesso l'obiettivo è andare a rovesciare le nostre mele nella loro formina rotonda, quindi sperando di non fare, si sta tipo rassodando, sperando di non fare, no, forse ne ho preso troppo.
una mela è più rotonda dell'altra, quindi cerchiamo di pareggiarle. Ok, ora cerco di capire cosa si fa, intanto mi ciuccio il cucchiaino. Non si sa, di roba chimica pura, però non è nemmeno così male. Ok, il nostro step numero 3, giuro raga è più facile di quel che sembra, sembra anche molto divertente. Step numero 3, ci servirà questa scatolina che ha il fondo a righe, la bustina verde che è la polvere che dovrebbe sapere di patatine fritte. Tra l'altro so che alcuni popping cookie sono salati, mentre questo qua mi sa che è solo dolce, quindi potrebbe essere un'illusione, ma adesso assaggeremo la polvere per curiosità. E il tutto va mischiato con un misurino d'acqua. So let's go! Iniziamo a prendere un misurino d'acqua e lo verso nel nostro contenitorino. Apriamo le nostre patatonze. Adesso devo capire se è meglio farveli vedere dal basso mentre li creo o meno. Potrebbe essere dolce, mi sa che sa tipo di fragolina anche questo. Verso la bustina. Io spero sia abbastanza acqua perché sembra non essere sufficiente. Perché deve venire tipo una pasta. Quindi proviamo a vedere se... che puzza, sì, mi sa che sono dolci, raga. Dico che puzza, ma in realtà sta tipo di caramella alla fragola, basically. Soltanto che a me non piacciono troppo questi gusti dolci. Non è alla fragola, c'è di qualcos'altro. C'è di un altro frutto. Non so se ne bassi uno, vabbè, io continuo a schiacciettare, però la consistenza... Vi faccio, ok, vi inquadro da sotto come prima, magari più bellino da vedere. Ok, così vedrete meglio. Ha la consistenza di un marshmallow. Aggiungo un altro goccino d'acqua perché non mi sembra che sia abbastanza. Soprattutto perché non si sta sciogliendo. Ok, ho preso un micro goccio. Non deve essere troppo molle. Non deve essere troppo molle perché sennò le nostre patatine non staranno in piedi. E ora vanno schiacciettate con le dita. Oh, ne ho perso un pezzo. Vabbè, me lo mangio. Va schiacciato, ovviamente lavatevi le mani, raga, prima di farlo. Non so neanche a dirvelo. Ok, va schiacciato su tutto il fondo in modo che dopo riusciremo a dargli la forma delle french fries, quindi proprio delle patatine. Ok, ora le ho appiattite per bene, vado a vedere cosa d'altro devo fare. E raga, ora pregate per me perché lo step 3, la fine, ci dice di spostare sul nostro tagliere di plastica questa cosa. Io non so come farla uscire. Oh. Oh, non morire, please. Dai, dai amico, ti vedo che ti stai uscendo. Oh, 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 yay, ce l'ho fatta, raga, ce l'ho fatta. Yay! Scusate, mi sto emozionando per niente. E ora devo andare a tagliare le nostre striscioline col cucchiaino. Patatine pronte, ora ci dice di lasciarle qui da parte per il momento, quindi io non le sfioro, le lascio qua. Ho preso la mia carta perché ci servirà, ho già fatto un danno. Ho aperto la mia bustina blu del mais e devo metterla in modo da completare perfettamente questa griglia. Io le avevo messe tutte, ma ci sarei per due pannocchie, quindi niente, stavo per dire che era molto divertente, alla fine era facile, fattibile, ovviamente. Se lo fa lì c'è nulla, è facile, è fantastico, bellissimo. Niente, più fuori che dentro. Sempre più fuori che dentro. Vabbè, cerco di sistemarle quanto meglio possibile nei buchini. Ok, non lo vedrete probabilmente mai, ma l'ho sistemato meglio che posso. Il problema è che alcune palline sono frantumate. Ora devo tagliare in due il nostro panetto e farne due stronzini di questa dimensione sulla nostra carta, quindi let's go. Oddio raga, questo qua è buonissimo. No raga, la pannocchia me la mangerò tipo immediatamente perché sa di uva. Non so quanti di voi possano piacere le caramelle all'uva, ma io amo le caramelle all'uva. Lo sto arrotondando leggermente in modo che dopo sembri più una pannocchia. E ok, una, e modelliamo anche l'altra,
scusatemi, non ho lo smalto perfetto per fare questi primi piani alle dita, ma non c'è importa, non c'è importa. Non è bella quanto la prima, ma la nostra pannocchia 2 è pronta. Ora dovremmo arrotolare la nostra pannocchia all'interno delle palline. Ok, vediamo se funziona il tutto. Lo premo mentre le arrotolo. Ah! Non vedrete tipo niente probabilmente, ma sta funzionando. È la pannocchia più brutta del secolo, raga. Mai pannocchia fu più brutta. Mettiamole anche in cima almeno, una pannocchia più carina. Oh wow. Vabbè raga, questo sarà il più brutto, ma sarà sicuramente il più buono perché sa di uva, lo sento nell'anima. Ok, la prima pannocchia è fatta, la metto da parte. Ok, anche l'altra pannocchia è pronta, fa ancora più schifo della prima, ma noi la mettiamo da parte. Top, anche le pannocchie sono pronte. Allora, ho lavato il nostro contenitore, polvere di banana. Non si apre la polvere di banana. Ok, la metto nel nostro misurino. Anzi, mamma mia, io spero non sia il contenitore sbagliato, perché è un po' piccolo. Ce n'è ancora di banana. Raga, sa tantissimo, tantissimo di banana, aiuto. Proprio di marshmallow alla banana. E poi uno. E due. Ora mescoliamo. Ok, ora abbiamo ottenuto la consistenza perfetta di un marshmallow, tipo. Sono molto molto soddisfatta. E ora dobbiamo cercare di travasarli nelle formine a forma di banana. E prendo una parte e cerco di sistemarla all'interno con le dita. La nostra banana è pronta e ora vado a rilavare il nostro contenitore perché dobbiamo fare la polvere di cacao per le nostre banane. Per la salsa al cioccolato vado a preparare la nostra frutta. Ho aperto gli stuzzicadenti, che sono esattamente 5, e uno va qui, uno va qui. Raga, mi sa che c'è qualcosa che non va però nelle mie mele, perché non sono molli. C'è qualcosa che non cosa. Cioè non sono tipo, ok, maybe, così, vado a inforchettarla e, oh no, è mollissima, forse ho aggiunto troppa, troppa acqua, no, le mele non escono dalla forma. Ok, le mele già sono un fail, facendo attenzione, ok, non è difficile estrarle, e le infilo nello stecco. Ok, una. Yay! Raga, le nostre bananine sono pronte. Ora prepariamo la salsa al cioccolato, ovviamente. Ci servirà di nuovo il nostro, qua c'è polvere dappertutto, il nostro contenitorino, bustina marrone e ci dice una dose di acqua, che poi non è mai una dose, quindi ormai andiamo ad occhio, siamo diventati maestri del popping cooking. Ok, e proviamo a mescolare, vediamo se con uno ci basta oppure no. Forse uno potrebbe bastarci per quei... Oddio raga, guardate, sembra proprio cacchina. No vabbè, sembra proprio... Oh mamma, sa anche di cioccolata. Ok, questa cosa qui già ci piace un sacco, è già super super approved. Ora dobbiamo prendere le nostre banane e immergerle per far tipo le banane appunto ricoperte di cioccolato. Ora apriamo i nostri canditini e dobbiamo ovviamente versarli sulle nostre bananine ricoperte. Ecco, ho già fatto un danno! Strano direte, strano. Tanto ormai soppettuta a casa. Ed eccole qui, raga!
sono carinissime, sono perfette, bellissime, bellissime, bellissime. Vediamo cosa dobbiamo fare con le nostre patatine fritte e abbiamo finito. Il nostro banchetto delle feste è pronto con le nostre pannocchie, che non sembrano pannocchie, le patatine, ho ritagliato il conetto, le nostre banane ricoperte, le nostre meline caramellate. Vorrei che mettesse un pelino a fuoco questa fotocamera, ma proprio non ci riusciamo. Eccoci arrivati alla fine del nostro pop in cooking, è arrivato il momento che tutti aspettavate, compresa io, ovvero l'assaggio della nostra opera. Allora, partiamo dalle patatine, che sembrano davvero patatine, cioè raga, sembrano patatine del Mac, che sono fiottissime. Partiamo da questa qua fuori che sta cadendo. Ha un sapore strano, sai che il caramello e la frutta che le trovi nei pacchetti come gusto, ma non saprei dire, sembra un misto tra fragola e tipo mango. Ecco, fermi tutti, sa di ananas, le patatine sono di ananas, ecco, a me non fa impazzire l'ananas, sappiatelo, quindi approvate, la consistenza è strana, sembrano tipo dei marshmallow un po' più morbidi. La melina caramellata, questo sicuramente ha aggiunto troppa acqua, infatti non sta attaccata al suo stecco, però assaggiamola comunque perché è quella che ha il profumo più buono. Un sacco tipo di gelatina alla frutta, tipo, sì, tocco di classe, tipo quelle che ti davano alla mensa, le elementari, che le ho sempre trovate buonissime. Non sa, all'inizio il profumo sapeva tanto di amarena, è un misto tra ciliegia e effettivamente fragola, mela, ma molto dolce. Questa qua è stra buona, mi è piaciuta. Le nostre bananine ricoperte di cacao e sprinkles dolci. Raga, questo è buonissimo. Il cacao c'è sopra, non è troppo dolce, quindi c'è il contrasto tra effettivamente come se sapesse proprio di banana ricoperta di cacao e il croccantino delle sprinkles. Le banane erano quelle che mi ispiravano di meno per la dolcezza, invece sono il sapore più buono di tutte, raga, 100 su 100 proprio. Ultimo, ma sicuramente non per importanza, la mia amata pannocchia, che non sembra una pannocchia manco a pagarla. Voi non potete capire quanto io ami le caramelle all'uva. Sono proprio di uva fragola. Raga, la pannocchia è la mia cosa preferita in assoluto. Se non avete mai mangiato una caramella all'uva, provatele, perché sono la cosa più buona al mondo, assolutamente. Nulla, spero che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto. E non lo so, mi andava di sperimentare qualcosina di diverso, sempre in ambito cucina, esperimento, queste cose qua. Vi lascio qua sotto eventualmente il link al kit che ho preso io, ma vi lascio anche gli altri disponibili che ho trovato, che c'erano ad esempio tema hamburger, tema ciambelline, e se questo video vi è piaciuto poi particolarmente, magari in futuro ne proveremo a fare un altro. Se lo trovo vorrei fare quello salato che mi ispira ancora di più. Trovate qua sotto nell'info box tutti i miei contatti diretti ai social, da Instagram a TikTok a tutto ciò che volete, appunto, per poter parlare e comunicare con me. Io come sempre vi aspetto qua sotto nei commenti, ma anche qua sotto con un bel mi piace. Attivate la campanella per rimanere sempre attivi con le notifiche del canale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!